Sembra che l'ultimo servizio televisivo pubblicato dalla nostra emittente televisiva nella giornata di ieri abbia portato bene alle sale operatorie dell'ospedale civile di Agropoli. Questa mattina, effettuato presso le sale operatorie del nosocomio agropolese allestite e riorganizzate da tempo, il primo paziente Covid positivo. L'intervento di ortotraumatologia è stato effettuato dallo staff del presidio San Luca di Vallo della Lucania. Un buon segnale, si spera, per la struttura ospedaliera e per il suo futuro. Il 31 marzo terminerà l'emergenza Covid, ma il virus, a quanto pare, continuerà a circolare. Con l'apertura delle sale operatorie, dunque, si va a garantire un servizio importante e indispensabile ai pazienti contagiati che necessitano di interventi chirurgici. Attualmente l'ospedale civile agropolese è attivo un reparto Covid e uno di malattie infettive a bassa e media intensità. Con l'avvio degli interventi chirurgici su pazienti positivi e l'attivazione dei reparti, il Covid Center potrebbe diventare vero e proprio polo Covid, dove al suo interno ci sarebbero anche un reparto di cardiologia, uno di ortopedia, ginecologia e ostetricia, che garantirebbero prestazioni specifiche ai malati Covid.